Ehi, una scimmia piccoletta. Credo che fosse un lemure. Oh, così si ragiona. Lassù è più chiaro e si vedono meno alberi. Pare che finisca la giungla. Il peggio è che lì... Quello che temevo. Sabbie mobili. Dovrò essere prudentissimo. Credo che se riuscissi ad arrivare fino a sopra quel cornicione, potrei finalmente uscire da questa giungla. Lì c'è qualcosa. Ma sono gli occhialoni di Otto. Come diavolo avranno fatto a finire lì? Non credo che... No, non è possibile che Otto sia finito in fondo a quel fango. Almeno spero. Mi sa che non ci arrivo. Taglierò un ramo per arrivarci. Questo dovrebbe andar bene. Per fortuna il fango non li ha sporcati molto. Che precipizio! Sarebbe terribile cadere da qui. Credo che cercare di scalare il cornicione sia troppo pericoloso. Se scivolo a sinistra finisco nelle sabbie mobili. E se scivolo a destra invece precipito e mi rompo il collo. Devo trovare un altro modo per arrivare lassù. Il lemure era proprio lì quando sono arrivato. Passa sopra le sabbie mobili. L'unico modo sicuro per arrivare fin lì è salire prima sulla roccia davanti. Non è una cattiva idea. Dalla cima della roccia potrei raggiungere quell'albero caduto e usarlo come ponte per evitare le sabbie mobili. Si va. Si scivola sulla roccia, non riesco ad arrampicarmi. Va bene, diamo un'altra occhiata. Quella bomboletta può essere proprio l'ideale. Spray antiscivolo. E sembra che la bomboletta sia quasi piena. Al momento non vedo altro che possa essermi utile. Ehi, ecco lì quel simpatico lemure. Idea. Forse così riuscirò a non scivolare tanto. Pronta. Credo che questo basterà. Ok, vediamo se adesso ci riesco. Insomma, il lemure si è messo a fare lo spiritoso. Questo nella parte posteriore sembra un tappo. Ci deve essere un serbatoio da riempire di liquido. Beh, immagino che quel serbatoio sia stato fatto apposta. Pronto! Ehi, mi sembra un'idea interessante. Forse il lemure si distrarrà giocando con il cagnolino Capote e deciderà di lasciarmi in pace. Questo è un buon posto. La roccia mi copre e se il lemure è nascosto tra gli alberi, non mi vedrà lasciare Capote. Non voglio che sospetti qualcosa e abbia paura di avvicinarsi. Pronto, mi nasconderò qui dietro.
Ma guarda quell'accidente di scimmietta. Non sarà tanto facile liberarsi di lui. Sì, ne prenderò un altro. Speriamo che non finisca anche questo nel fango. Sì, potrebbe essere un'ottima idea. Ecco fatto, l'ho riempito fino all'orlo. Sì, ho capito. Andiamo. Ecco fatto, l'ho lasciato il più lungo possibile. L'idea è buona, ma sarebbe molto meglio se prima tagliassi il ramo per dargli una forma più adatta. Sì, è meglio dargli una forma più adatta. Fatto, ora è perfetto. Sì, proviamo. Fatto, e ora ho una stupenda fionda. Sì, vediamo come me la cavo con la mira. Chissà se riesco a buttare giù la borsa. Questa pietra dovrebbe andar bene. Ce l'ho fatta! Sì, non c'è dubbio. È la borsa di Otto. Va bene, darò un'occhiata. Questa chiave potrebbe essermi molto utile. Scommetto che so che cosa apre. Il problema è che è rotta in due pezzi. Deve essersi spaccata quando la borsa è caduta dall'albero. Non è necessario. Lo vedo già bene a questa distanza. Non otterrei niente. Ehi, è una buona idea. Attraverso la lente di ingrandimento il raggio di sole si trasformerebbe in un fascio di luce potentissimo. Però, perché mi sia utile, dovrei poter fissare la lente di ingrandimento da qualche parte. E ora non so proprio come farlo. Buona idea, così sarà molto più facile puntare la lente di ingrandimento dove voglio. La parte difficile è far incastrare bene il manico della lente. Incrociamo le dita. Ecco fatto, l'ho lasciato il più lungo possibile. Sì, ora che il manico della lente è molto più lungo, di sicuro potrò fissarla da qualche parte. Credo che questo sia il posto più adatto. Perfetto! Il raggio passa attraverso la lente e si trasforma in un fascio di luce iperconcentrato. Sì, se il raggio emette abbastanza calore, forse potrò saldare la chiave. Proviamo. Ha funzionato! E sembra che sia abbastanza solida. Meglio di no. Potrei aver bisogno di nuovo di quello stupendo saldatore. Proviamo. Spero che la saldatura regga. Le sbavature rimaste dalla saldatura non entrano nella serratura. Sì, dovrei riuscire a eliminare la sbavatura. Devo andarci piano, non vorrei che si rompesse di nuovo. Pronta, ora dovrebbe funzionare. Forza, adesso dovrebbe entrare senza problemi. Sì! Finalmente! È stata lunga, ma ora è aperto. Qualche coperta, un kit di pronto soccorso e lì sembrano... Sì, delle racchette da neve. Le coperte non mi interessano. Non si può dire che faccia molto freddo.
E il kit di pronto soccorso in questa situazione non mi sarà molto utile. Qualcosa mi dice che quelle racchette da neve possono essermi utili. Devono essere dei tempi di Noè, ma sembrano in buono stato. Di nuovo quel maledetto lemure. Ehi, scimmia schifosa! Se ti prendo, te ne accorgerai! Ecco, ora vediamo se la dannata scimmietta beve il whisky allegramente come l'acqua. Pronto, mi nasconderò qui dietro. A quanto pare non reggiamo l'alcol, amichetto? Hai finito di fare baldoria, carino? È fuori combattimento. Non gli farò del male, ma il modo migliore per evitare che mi crei altri problemi è portarlo con me. E anche Capote viene con me, naturalmente. Bravissimo, Capote! Ti sei comportato molto bene! Su, ci provo. E questa volta non dovrò preoccuparmi del lemure. L'ho fatta! Bene, finalmente sono uscito da quella maledetta giungla. Adesso potrò... Accidenti, è finita la giungla, ma non sono finiti i problemi. Guarda quel ponte sospeso. Fa paura anche solo a guardarlo. Lì sotto c'è una gola, ma è impossibile scendere. Ti correggo, scendere è facile. Il problema è che poi risali con il kit completo di aureola, luce, arpa e camicia da notte. Proprio quello che temevo. L'unico modo per andarmene è attraversare quel ponte. Ponte instabile. Attraversatelo a vostro rischio e pericolo. Io non ci penso neanche ad attraversarlo dopo quel cartello. No, lo so che sembra l'unica via d'uscita, ma ci tengo alla pelle. La vita non è un videogioco in cui puoi porre rimedio alle cazzate più grandi ricaricando la partita. Sapevo che avrei trovato un modo per usarle. Con le racchette ai piedi, il mio peso si distribuirà su diverse tavole. Forse è una pazzia, ma devo provarci. Ora che ci penso, è meglio che mi tolga di dosso tutto il possibile per ridurre il peso. Nasconderò lì dietro tutto quello che non è indispensabile. Via questo. Via questo. Via anche questo. Il lemure me lo porto. Non vorrei che gli venisse in mente di fare lo spiritoso e di muovere il ponte o qualcosa del genere. Scimmietta schifosa. Si deve essere svegliato e la prima cosa che ha fatto è stata finire il whisky. Bene, dovrebbe andare. Adesso mi sento davvero più leggero. Si parte! Buona fortuna a tutti e anche a me.
Bene, il peggio è passato. Ora devo continuare a salire. Ma... che c'entra questo in un'isola sperduta? Che cosa sta succedendo qui?